In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Ricordiamo con Sant'Ambrogio che Gesù Cristo sfama coloro che con fatica lo cercano e lo seguono, non sfama coloro che sono rimasti in città, non sfama i comodi, non sfama gli oziosi, ma sfama coloro che lo seguono, e lo seguono perché sono da lui chiamati, e sono da lui chiamati perché da lui guariti. Sono i ciechi che rivedono, sono i paralitici che hanno ripreso a camminare, sono i morti risorti, sono coloro che dunque Gesù Cristo nutre, perché non nutre nessuno se non prima chiamandolo lo guarisce dalle sue piaghe, dalle sue malattie. E come qui nostro Signore Gesù Cristo ancora non li nutre del suo corpo e del suo sangue, ma ben di pani e di pesci, così ancora non li ha guariti e sanati dalle piaghe e dei loro peccati, ma dalle piaghe e dalle ferite che sono la conseguenza del peccato originale, che sono dunque le malattie. E tutto questo è avvenuto veramente. Gesù Cristo non è un simbolo, i Vangeli non sono recitazioni fantastiche, non sono racconti, ma sono fedeli testimonianze di quello che è veramente accaduto. Ma questo veramente accaduto è al contempo segno di quello che ancora più realmente accade nel mondo spirituale, quando Gesù Cristo avrà dunque sanato la piaga del peccato e la nutre con il suo corpo e con il suo sangue, affinché, o Dio potente, sorgente di tutto ciò che è ottimo, infondi nei nostri cuori l'amore del tuo nome e accresci in noi la virtù della religione, affinché tu nutra in noi quanto vi è di buono, per poi custodirlo con la pratica della pietà per nostro Signore Gesù Cristo. Dunque quello che preghiamo nella orazione del giorno, volendo dunque essere innanzitutto guariti dalle ferite del nostro peccato, per poi essere nutriti del corpo e del sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e essere poi custoditi attraverso questo nutrimento in Gesù Cristo nostro Signore. Così voi pure consideratevi morti sia al peccato, ma vivi per Dio in Cristo Gesù nostro Signore, come che conclude San Paolo. Vedete dunque che il tutto ci porta a considerare la grandezza della misericordia divina che ci rimette i nostri peccati e che ci fa vivere in Gesù Cristo. E per illustrare meglio questa grande realtà non ci è dato solo oggi il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, operata per coloro che dunque con fatica seguono Gesù Cristo lontani dalla città, nel deserto, rischiando la vita, perché se erano rimasti così tornavano a casa morti di fame. Così anche
Il breviario continua a farci leggere la storia sacra e, come abbiamo visto e meditato insieme domenica scorsa, come il re Davide, figura della carità di Cristo, figura del Cristo, piange la morte del suo persecutore, Saul, cui poi tragicamente si legge nella Sacra Scrittura che Dio l'aveva rimosso dal suo cospetto. Alla differenza invece dello stesso Davide, che per debolezza cade profondamente nel peccato. Tutta quella ammirevole santità, commovente, toccante santità, è spazzata via come di un solo colpo. E se si studia la storia del peccato, si vede che questo grande re, questo grande guerriero, che combatteva con forza e costanza tutti questi piccoli popoli a nord e a est della terra promessa per conquistare, mantenere la santa cittadella, cittadella di Davide, Gerusalemme e tutta la terra che vi stava attorno, ecco che il re a un certo punto dice: ma adesso insomma io posso starmene anche a casa, c'è Joab, il mio generalissimo, che vada pure lui a combattere. E lui se ne sta tranquillo a casa. Ma adesso mi faccio anche una bella passeggiatina, salgo su sul balcone, bellissimo sentimento, io qui tranquillo, calmo, loro combattono, bellissimo, bellissimo. L'ozio, che poi invece viene chiamato l'origine del peccato, perché mente gode di lasciarsi portare dal suo peso, il suo proprio corpo in qualche posto comodo, ecco che l'occhio vaga. Era lì e arriva lì, dove era la bella Bezzabe. E quella bella Bezzabe fece distruggere in un solo istante tutta quella grande santità che quel grande re, con tanta virtù e forza e costanza, si era acquisita. E inizia un volo infinito nell'abisso, che non solo consisteva nel cedere alla debolezza della carne, ma poi anche ancora insistere nel male, mandare perfino a morire, come sappiamo, Uria, il marito di quella bella Bezzabe, e poi fare passare anche tempo, anche un anno, chiudendo, indurendo il cuore, non volendo confessare. Avviene però che Nathan, il profeta Nathan, si avvicina a lui e gli racconta quell'avvenimento, ricordate bene, dalla storia sacra, dal catechismo, quando raccontava al re: sai che ci sono due uomini. Uno era molto ricco, aveva tanto bestiame. Un altro era così povero che aveva una sola pecorella. Tutto quello che possedeva era una sola pecorella. E quella pecorella mangiava insieme a lui, quella pecorella dormiva insieme a lui, quella pecorella era, dice la Santa Scrittura, addirittura come sua figlia. Ebbene, quando invece l'altro, il ricco, ricevette degli ospiti, gli dispiaceva togliere un animale dal suo grande gregge e prese
quella pecorella a quel poveretto gli toglie tutto. Come da aspettarsi, salta su dal suo trono Re Davide e dice che sia fortemente punito, e non solo, lui deve restituire il quadruplo. E cari fedeli, adesso la Sacra Scrittura ci rivela il grande mistero della grazia divina. Perché fin qui Sant'Ambrogio dice niente di speciale, non c'è re che così pecca come ha peccato Davide. Ma il grande viene adesso. Il grande re Davide, potente, visto, onorato, con una sola frase da parte di Natan profeta, sappi bene, quel ricco che toglie l'unica pecorella al povero sei tu. Ha subito capito che lui che ha tolto a Uria la Bezabè. E qui Sant'Ambrogio inizia a fare una parentesi e dice: fatemi vedere, mostratemi un uomo solo, soprattutto se è in vista e potente, che viene pubblicamente ripreso dei suoi peccati, se non subito si inalbera, se va bene, porta però con molta resistenza e molestia l'accusa. E dice, qui invece si manifesta il mistero della grazia divina, senza aggiungere, senza togliere, il re, due parole, domino peccavi, io ho peccato, contro il Signore, stop. Sì, ma purtroppo faceva caldo, ero distratto, ho guardato, e poi comunque questa qui poteva magari anche coprirsi, non doveva mica prendere il bagno. No, nessuna scusa. Io ho peccato contro il Signore. E poi il seguito, cari fedeli, che è per noi di così grande insegnamento, oltre che Davide come tipo di Gesù Cristo, poi anche rappresenta come tipo il Cristo che espia per noi i peccati, ebbene anche il profeta non è che ha fatto grandi discorsi psicologici, semplicemente benissimo dice: il Signore ha portato via la tua colpa, è cancellata, ma la pena la devi scontare, e la tua pena sarà che dalla tua stessa casa tutti si rivolteranno contro di te, e non di nascosto come la farò tu davanti a tutto il mondo. Le tue mogli saranno presi da altri uomini, il figlio che ti nasce da questa qua morrà, e i tuoi figli si insorgeranno contro di te. Va bene. E il re Davide, che pensava aver finito di errare nel deserto, cacciato dal geloso Saul, pensando di aver oramai conquistato Gerusalemme, messo tutto al sicuro, costruito un bel palazzo, ecco che dovrà trovarsi di nuovo a errare e correre e nascondersi nel deserto, perseguitato dal proprio figlio che l'insidia. Figlio che dopo aver commesso peccati gravissimi era stato perdonato dal padre e rimesso in onore. E lì Davide ha passato il resto della sua vita semplicemente a fare penitenza e a accettare tutto così come la divina provvidenza lo permetteva, e sicuramente non era una vita bella dal punto di vista terreno, però prefigurando
la vita del Cristo che si è incarnato e ha vissuto per patire e morire, in quel senso lì la bellezza di questa vita, ebbene, ce l'ha lasciata in quei 150 salmi che da 3.000 anni centinaia di migliaia di cristiani ogni giorno ancora recitano e pregano. Somma e conclusione, non lamentiamoci. Non lamentiamoci delle nostre malattie, delle nostre difficoltà, ma non lamentiamoci neanche della insorgenza contro di noi, della persecuzione che stiamo subendo dai figli di Satana che ci giungono da tutti i pori della vita sociale, politica, amministrativa, fiscale. Bisogna avere la forza di dire tutto quello che stiamo vivendo, perfino l'oscuramento e la fitta notte dell'insegnamento della verità rivelata e affidata a San Pietro e ai suoi successori, perfino l'apocalittica siccità dei pozzi della grazia, che sono i sacramenti che nella controchiesa conciliare non lo sono neanche più. Il fatto stesso che 1 miliardo di cattolici corre nelle chiese e riceve invece del corpo di Cristo un pezzo di pane, non riceve quella luce della rivelazione, e quella luce della rivelazione non viene nutrita e in più viene come cancellata attraverso un controrito anticattolico che instupidisce, rincretinisce perfino la mente umana. E tutto questo lo dobbiamo sì vedere, ma lo dobbiamo soffrire e sopportare come una giusta pena per il venir meno del zelo per Dio da parte nostra e certamente anche da coloro che ci hanno preceduti. E così, grati di essere stati graziati, o se non lo siamo stati, grati di essere sulla via di essere graziati. Abbiamo la dottrina, abbiamo i sacramenti validi, abbiamo la fonte della grazia qui a portata di mano, e umiliandoci come si è umiliato il re Davide, con animo liberato portare il giogo della quotidianità e cantare nella nostra anima le glorie di Dio. È ben questo che non ha fatto solo Davide in figura di Cristo, ma hanno fatto tutti i santi seguendo Gesù Cristo. Ma tutti, ma senza esclusione di nessuno. Non c'è ragione che non dobbiamo farlo anche noi. E perciò chiediamo per intercessione della Santa Vergine Maria la grazia di cogliere l'ordine di caricare quotidianamente la croce sopra di noi e seguire il nostro Signore Gesù Cristo. In nome del Padre, del Figlio e del Santo, così sia, salutato Gesù Cristo.